Oggi il bar della fotografia è in trasferta. Siamo venuti a Brescia da New Free Photo. Foto Brescia. Siamo qua con Andrea, il nostro amico, che intanto ci parlerà del suo negozio, perché oggi siamo qua per parlare di stampa fotografica, ma intanto siamo in un negozio di fotografia. Certo. Andrea, parlaci un po' di New Free Photo. Allora, sì, noi siamo, io e Roberto, siamo i titolari della New Free Photo e abbiamo festeggiato proprio l'anno scorso i nostri 20 anni di attività, di nostra attività. Nonostante ci avessimo lavorato prima da dipendenti a partire da poco prima del 90, quindi oggi, se la matematica non mi tradisce, sono più di 30 anni che siamo in ambito fotografico. Prima, è un bel periodo. Assolutamente sì, che ci ha dato il grosso vantaggio di poter vedere un po' tutta l'evoluzione della fotografia, dall'analogico puro all'inizio del digitale fino alla super tecnologia che ci offrono le case ai giorni d'oggi. E quindi sì, siamo orgogliosi e fieri di questo percorso. Guarda, mi hai dato un gancio perfetto, perché mi hai detto siamo partiti dall'analogico puro, dove per vedere la fotografia bisognava per forza stamparla. Io oggi ho voluto venire qua a trovarvi perché voglio parlare proprio di stampa fotografica. Allora, con l'analogico ovviamente dovevamo per forza stamparla per vedere. Per costrizione, certo, esatto. Assolutamente. Oggi può anche non essere più così, anzi purtroppo forse troppe volte non è così. Come sta andando il mercato della stampa? La gente fotografa e stampa o fotografa e se le tiene lì nel cellulare, nel computer, nel telefono? Certo. Allora, inutile dire che purtroppo per l'immagine, per i nostri ricordi di ognuno di noi, la maggior parte delle immagini nascono su una scheda, finiscono spesso in un hard disk e forse nemmeno mai vengono più nemmeno riviste o riguardate. Esatto. Quindi questo è il lato un po' triste e poco bello del digitale. Dall'altro devo dire che invece negli ultimi anni, effettivamente, un po' con le varie attività che proponiamo anche noi, un po' anche con la comunicazione anche delle case che in questo senso ci aiutano, effettivamente ci sta percependo un po' più di ritorno alla stampa per poter avere vivo il ricordo, che può essere semplicemente di una gita, dell'anno di nascita del bambino, quindi raccontato anche in un album libro. Quindi sempre di più stiamo percependo questo leggero incremento di stampa. Bene, perché io lo dico sempre, se andate a rivedere i video indietro, lo dico sempre, la fotografia deve finire, ha il suo senso di essere quando finisce in una stampa su carta, o dentro un album o appesa a un muro. O meglio ancora, magari anche in un'esposizione fotografica ogni tanto, ecco, messe tutte insieme con un certo ordine logico. Dimmi un po', Andrea, New Free Photo come stampa le fotografie? Allora, noi, proprio perché crediamo, abbiamo sempre creduto nella stampa, fino a un paio d'anni fa avevamo proprio un centro staccato da noi dedicato alla stampa, al nostro lab, proprio a pochissimi metri dalla nostra sede. E invece, per voler dare un supporto al cliente ancora più completo e unificato, da un anno e mezzo circa abbiamo accorpato tutto nella nostra unica sede, con nella parte in fondo del negozio il centro stampa, che è attrezzato per poter arrivare ai primi formati di stampa fino a un A4 con stampa standard, sì, dei macchinari Fusion Jack di ultima generazione, e poi invece con macchinari Canon Image Prograph 2100, un ultimissimo arrivato, siamo anche in grado di arrivare fino a banda 60, quindi dei 60-90. Dei formati importanti, ecco. Sì, questo per quel che riguarda il, diciamo, pronta consegna in tempi rapidissimi. Poi siamo in grado, perché abbiamo un laboratorio non aperto al pubblico, dove abbiamo invece macchinari di stampa più importanti che usiamo per pannelli o per preparare mostre,
dove a quel punto arriviamo fino al metro per due, sempre con tecnologie Canon su vari tipi di supporto e con vari tipi di carta a scelta del cliente. Hai parlato di mostre, quindi stampate anche proprio per la produzione, per mostre fotografiche. Ecco. Spessissimo sì, ci scelgono per seguire magari la mostra, quindi dalla provinatura, ci portano una provinatura di stampa, si discute assieme con chi magari è addetto all'allestimento per valutare quale possa essere la miglior carta. Abbiamo uno dei nostri ragazzi, Marco, che è con noi dall'inizio, quindi da 20 anni, che è molto esperto e comunque segue poi tutta la fase della stampa. E fra l'altro, parlando di mostre, vi ricordo che proprio stasera, venerdì 27 maggio, parte il weekend della fotografia a Soresina, dove New Free Photo è partner importante, perché le stampe che troverete in alcune esposizioni sono state prodotte proprio da loro. Per cui vi ricordo, domani, quindi stasera, venerdì, si apre il weekend della fotografia, domani sabato e domenica a Soresina presso Filanda Pregiata Rental Studio. Qua sopra trovate la presentazione in questa scheda dell'evento e subito dopo trovate anche la presentazione di Filanda Pregiata, per cui proprio potete vedere anche la qualità se venite a fare un giro a divertirvi. Ci sono diversi sponsor importanti, fra cui Canon Italia, sì. non me li ricordo a memoria, per cui abbiate pazienza, Nanlite e così via, e troverete anche le stampe prodotte da New Free Photo. C'è stato qualche richiesta particolare che ti viene in mente, che ti hanno fatto, di una stampa? Ma no, richieste particolari. Quelle impossibili. Sì, a volte la cosa più sovente che può succedere è quella che uno vede nel proprio telefonino come la più bella stampa, la più bella foto che abbia mai fatto, e magari ha l'ambizione o la presunzione di poter chiedere grandi formati di stampa. In quel caso purtroppo le informazioni che raccoglie sono poche. Il telefono sono pochissime, quindi... E invece vi verrà sicuramente gente che è ben preparata, parlando di profili colore, correzione colore, immagino anche. Sì, diciamo che noi, a parte il professionista che magari si appoggia a laboratori proprio dedicati, avendo a che fare spessissimo con fotoamatori evoluti, molto attenti alla qualità delle attrezzature che scelgono, meno vogliono giustamente che anche tutto il loro sforzo e tutta la loro filiera possa poi finire in un'immagine di qualità da godersi in ufficio, da godersi in casa, dei propri figli o meno. Quindi in tutto questo flusso è importantissimo che dallo scatto fatto una prima regolazione che può fare direttamente il cliente a casa, magari con monitor calibrati piuttosto che, esatto, oppure appunto con il nostro esperto di stampa si va un attimino anche ad aggiustare la colorimetria per arrivare poi a, esatto, quindi anche se uno non è esperto viene qua col vostro aiuto, sicuramente può ottenere il massimo risultato per la sua fotografia, che è sempre importante, direi proprio di sì, qualunque sia il soggetto. Bene, io direi che abbiamo esplorato bene l'argomento, l'importanza di stampare, ricordatevelo, l'importanza di stampare. Voi sapete che sono un amante del bianco e nero, per cui per me la stampa è tutto, però ovviamente uso anche il digitale e professionisti come loro sono importanti. Grazie Andrea. Grazie a voi, davvero. Per il tuo tempo. E mancherebbe. Ci vediamo questo weekend. Brava. Noi saremo presenti appunto con un Canon Day e con tutti gli altri brand della fotografia, Nanlite e Elinchrom, e quindi vi aspettiamo. Soresina, weekend della fotografia. Grazie, ricordatevi di iscrivervi al canale, condividere e attivare la campanella per ricevere la notifica dei prossimi video. Dal bar della fotografia, in trasferta a Brescia presso New Free Photo. Non mi viene, non so perché. È quel New lì, sai però perché? Adesso bevo una grappa, vedo che poi mi viene. Ciao! Ciao a tutti, arrivederci.